Condotto, stai funzionando? Stai funzionando? Ok, posso respirare sott'acqua, perfetto. E arriva anche molto lontano, vediamo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video di Minecraft. Come state? Spero tutto bene. Allora, mi trovo qui nel Nether, ragazzi. Mi trovo nel Nether sopra la Bedrock perché devo dirvi una cosa incredibile. Innanzitutto iscrivetevi e innanzitutto arriviamo a 10.000 mi piace perché ho una sorpresa incredibile da mostrarvi. E non vi dico altro, sono qui perché non vi dico altro. Allora, finalmente. Ehi, che cavolo fai qui nella mia casa? Vattene, non è in vendita, non è ancora in vendita. Allora, andiamo subito nel tempio degli iscritti perché devo aggiornare un pochettino di cose. Perché abbiamo un vincitore, ragazzi. Proprio così, abbiamo un vincitore. Ah, mi butto! Poing! Allora, abbiamo un vincitore ed è successa una cosa particolare. Che vi spiego subito, andiamo a dormire che è meglio. Oh, quanti spoiler che vi sto facendo vedere. Non posso farvi vedere troppo, ragazzi, perché sto facendo delle cose incredibili. E se volete vederle, lasciate un mi piace. Ehi, sputo! Ma che cavolo? Ma che cavolo? Ehi! Ma come hai fatto ad arrivare qua? Ma sei pazzo? Sei un lama pazzo? Sei un pazzoide? Allora, vi faccio subito vedere come ho modificato il magazzino! Ecco qua! Ho fatto un sacco di miglioramenti. Ho messo tutte queste foglie. Guardate che bello! Sta venendo proprio una cosa epica. Qui ho messo una super armatura. Però guardate che bello! È fantastico. Qua sto mettendo adesso pian piano tutte le cosine. Sto trasferendo tutto. Ci vorrà, lo so, ci vorrà un pochettino di tempo. Allora, non perdiamo tempo. Devo mettere il cartello del vincitore. Del vincitore dell'hashtag costruzione, perché qualche episodio fa avevo chiesto di scrivere un commentino che sarebbe finito nei commenti, che sarebbe finito nel tempio degli iscritti. E mi ha fatto, è stato divertente, è stata una cosa divertente perché in pratica ha vinto Lorenzo Barducci. Hashtag costruzione, fai la farm di Enderman dell'End per avere tantissima esperienza. Ha ricevuto 160 mi piace. Solamente che non volendo l'avevo fatta in uno scorso episodio e quindi l'ho già fatta. Però comunque sia è stato il commentino più votato. Ma che cavolo? Ma che cavolo? Ma perché ci sono due mucche lì? Vabbè, è stato il commentino più votato e quindi finirà lui nella sala, nel tempio degli iscritti. Però volevo farvi anche vedere Riccardo 4 che ha proposto un'idea molto carina che sicuramente farò. Hashtag costruzione, secondo me nella vanilla dovresti fare una statua di un cuore un pochino rotto perché appunto siamo in hardcore e anche questa mi piace. Ok, quindi sotto hashtag costruzione ci mettiamo Lorenzo Barducci, Farm Enderman. Sei stato fortunato. Ok, quindi vediamo. Potremmo farne un altro. Che cosa possiamo fare questa volta? Mi sento divertente, ragazzi. Vabbè, facciamo una cosa che è passatempo anche per voi. Facciamo hashtag battuta e scrivete la battuta più divertente. Non so, la battuta più divertente. Una frase carina. Qualcosa che ci farà ridere a tutti. E quello che riceverà il maggior numero di mi piace finirà qua. Però non vi preoccupate, la prossima volta farò anche estrazione. Prenderò uno fra i commenti e lo metterò qua. Mamma mia. Fatemi sapere se vi piacciono queste cosine perché secondo me sono carine da fare. Ok, allora che cosa dovevo fare comunque sia? Vi avevo detto che dovete lasciare ovviamente un mi piace perché vi devo far vedere la super costruzione. Ho già detto troppo, la super sorpresa. E poi volevo anche costruire un sacco di cose, ragazzi. Cioè devo costruire una marea di cose. Che poi fra l'altro guardate qua. Guardate quante angurie, quante zucche sto producendo. Cioè, guardate che roba. Ne ho una marea. Ne ho una marea, non finiscono più. Non finiscono più, ragazzi. Potrei fare la casa angurie in un prossimo video. Qua sotto vorrei fare un corridoio o un qualcosa. Perché voglio fare un altro piano. Qua c'è la farm di ragni, quindi non posso scavare troppo in là. Perché altrimenti spacco tutto. Come sempre, consigliatemi che cosa fare. Poi ho 42 livelli. Porca miseria, abbiamo già 42 livelli. Oh! Salve, nuovo arrivato, salve. Boom! Mio Dio, che lancio. Allora, prima che mi dimentichi, metto hashtag battuta. Hashtag battuta. Hashtag battuta. Chissà che finirà qua. Allora, sto facendo tantissime cose che non posso spoilerarvi assolutamente.
Dai, vi faccio vedere, facciamo così, costruiamo un po' di un'altra cosa che non era la sorpresa che vi dovevo far vedere. Andiamo di là, senza morire, perfetto. Allora, sto costruendo una casa subacquea. Però non è la sorpresa questa, quindi non gasatevi troppo. Allora, sto costruendo un'entrata che avete visto prima, che eravamo nella barca. L'entrata per la base subacquea. Guardate, ho messo una marea di vetro e ho messo un sacco di queste lampade. E sto facendo un tunnel sotterraneo per arrivare a questa casina. Ovviamente qua ancora c'è l'acqua, però qua stavo facendo l'inizio. Guardate che bella. Qui dentro sarà la casa subacquea, ragazzi. Quindi non so, possiamo un pochettino migliorarla insieme adesso. Intanto che pensate a tutte le battute più divertenti, andiamo un pochettino avanti a costruire la base subacquea. Vediamo, un po' d'ametista, non lo so. Andiamo a prendere un po' di blocchi perché li ho finiti. Perché devo stare abbastanza FK nella farm di guardiani per prendere tutti quei materiali. Questa entrata mi piace un sacco poi. Allora, vediamo, ho altro vetro. Prendiamo dell'altro vetro. Ok, vetro. Vetro lo stiamo anche finendo, non ce ne abbiamo più. Certo che dovrei fare un condotto comunque, sarebbe anche ora. Dopo lo faccio. Ok, quindi mettiamo tutti i vetri così. Ci sono questi affogati? No, non è la vostra casa, questa è la casa di Bella Faccia. No, ci sono anche... Oh, porca miseria, sto affogando. Ehi, ma sei pazzo? Siete pazzi? È molto difficile perché ho costruito un pochettino con respirazione acquatica. Però che cavolo, devo fare il condotto. Cioè, posso fare questo condotto? Mi sono scordato di tutto. Cioè, il condotto mi sono scordato. È arrivato il momento di fare il condotto, dai. Cioè, è da troppo tempo che questo condotto mi dite fai il condotto. Oh no, affogato. Ehi, no, scusa, questa è la mia base segreta. No, non è la base segreta degli stupidi, degli affogati stupidini. Allora, vediamo, il condotto... Potremmo farlo qua, eh? Possiamo provare a farlo qua? Ok, allora vediamo. Con i mattoni. Vediamo, per fare il condotto... Oh, chi è? No, un affogato! No, mi sta tirando il tridente! Porca miseria! No, dov'è? Becca di questo, preso! Dai, l'ultima! Preso! Morto! Allora, vediamo. Possiamo anche farlo qua, Che almeno è più utile. Togliamo tutte queste robacce. Ok, rompi. Possiamo anche farlo qua, momentaneamente. Allora, mettiamo 1, 2, 3. Dobbiamo fare una croce. Ok, così. Poi qua la dobbiamo allungare, perché questo salirà. Ok, quindi devo rompere anche qua. Quindi qua. Andiamo su. No, non rompete le scatole. Devo fare il condotto. Non rompete le scatole. Via. Allora, poi mi devo alzare. Ok, 1, 2, 3. Qua mettiamo un blocco. Prendiamo il condotto. Si dovrebbe già attivare? No, ok, almeno fa luce. Grazie, condotto. Oh, si è attivato. Ok, energia condotta. Io già mi sono dimenticato che cavolo faceva questo condotto, vi giuro. Se l'hanno aggiunto così tanto tempo fa. Ok, 1, 2, un altro. Così, andiamo a chiudere. Perché la massima potenza la ottiene così. Giusto? Vediamo, dovrebbe ottenerlo una volta che chiudiamo tutto così. Dobbiamo fare un quadrato, un cubo, vedete? Un condotto. Ecco! Dovrebbe essere full. Tutto ok? Tutto ok, condotto? Energia condotta. Non so, ragazzi, fatemi sapere se ne sapete qualcosa di questo condotto. È molto strano, eh? Ok, quindi con questo condotto cosa dovevo fare? Scavavo più veloce. Ok, perfetto. Potevo scavare più veloce e avevo la respirazione acquatica? Lo vediamo fra un po'. Ok, dovrebbe arrivare fin qua. Dovrebbe arrivare fin qua, Carino comunque, mi piace. Ok, continuiamo a costruire la nostra casa subacquea. Ci vorrà un bel po', Perché poi devo svuotare tutto dall'acqua. Devo prendere le spugne, devo prendere SpongeBob. Dove sei finito? Guardate, ehi, hai rotto, è zona mia, te ne devi andare. Guardate quelle povere impalcature che sono affondate per costruire la farm di ferro, poverine. Il condotto arriva fin qua comunque, Ok, ci metterò un po' a costruire questa base, Però spero che ne valga la pena. Poi
Adesso, chi è stato? Ho sentito qualcosa. Vi giuro, mi sembrava una sirena, una voce femminile. Non è che è il condotto che mi fa degli scherzi. Qua possiamo chiudere, allora aspettiamo che finisca respirazione acquatica e vediamo. Dovrebbe darci respirazione acquatica, mi sembra di sì se non ricordo male. Ehi, ma voi dovete rompere solo le scatole nella vostra vita? Dovete rompere le scatole sempre, eh? Non vedo l'ora di farvi vedere una cosa epica che ho costruito. La costruzione più bella che ho mai fatto. E se dico così, credetemi. Roppi, 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 roppi. Allora, manca 1:50. Nei fondali marini c'è un pollo che costruisce. Condotto, stai funzionando? Stai funzionando? Ne posso fare anche tanti altri. Uno lì, uno lì, uno lì. Ci può stare. Ok, respirazione acquatica sta finendo. Vediamo se ce la dà. Ci dà respirazione acquatica. Oppure ce ne dà molto, molto di più. Non mi ricordo. Ok, posso respirare sott'acqua, perfetto. E arriva anche molto lontano, vediamo. Mi sposto. 11, 12, c'è ancora d'acqua a prendere. Ok ragazzi, io spero che questo video acquatico vi sia piaciuto. Fatemi sapere anche se trovate una fantastica battuta per il tempio degli iscritti. Da bella faccia è tutto, ci vediamo a un prossimo video, più tardi. Ciao!